Aiushimasu, benvenuti di nuovo nel canale Kanku Kanaiki, grazie di essere qua, grazie del vostro sostegno, come lo dico sempre in ogni video, perché i ringraziamenti devono essere sempre presenti, non oh ora si sono iscritti, non mi dimentico, è importante. Proseguite ad aiutarmi mettendo i like sotto al video e iscrivendovi al canale, che è molto importante, perché così io riesco a capire che vi piacciono i video. E come ho detto negli altri video di questo gruppo che sto registrando, spesso e volentieri, cioè, tra il 70 e il 90% delle persone che vedono il video la prima volta, il primo giorno, sono persone non iscritte. E sarebbe un peccato, è un peccato, sarebbe bello che queste persone si iscrivessero e mi dessero una mano, perché effettivamente ogni vostro aiuto mi fa comprendere che il canale va bene e vi piace quello che sto proponendo. E ovviamente per chi volesse ulteriormente aiutare può farlo attraverso l'abbonamento. L'iscrizione è gratis, l'abbonamento si paga qualcosina, che potrebbe essere un caffè. Ovviamente ringrazio entrambe le persone, chi si è iscritto, chi si è abbonato ed iscritto, perché ogni vostro aiuto è indispensabile. Allora, il video di oggi è dedicato a una scuola che deriva dalla Koryu. Scusatemi, stavo pensando già al nome, comunque se l'avete visto anche nel titolo. Deriva dal Daitoryu, che sarebbe la Koryu. Allora, io ho avuto dei contatti con un gruppo che apparteneva a una scuola che derivava dalla Koryu, perciò rimaneva sempre nella stessa linea, non diveniva una Ryuha, però essendo i fondatori di questa scuola dei Menkyo Kaiden, allora in questo caso Non creavano un ramo, ma non capisco per quali ragioni lo chiamano la loro scuola, per esempio Hakuten Shinryu, perciò lo chiamo in una maniera differente, anche se concettualmente potevano chiamare, per esempio, la scuola che ho avuto contatti è la scuola di Garcia Ha Hakoryu, però ciascuno sceglie per se stesso il suo percorso, ok? Comunque effettivamente le linee sono limpide, pure non c'è sta, ci sono, ci saranno state delle modifiche, ma modifiche giustificabili, una Ryuha, perciò un ramo, non perché l'acqua fossero così differenti da, ok? Però ritornando a noi, perché volevo parlare di questo? Perché molto spesso nel canale parlo dei due mondi che conosco, che sono quelli dell'Aikido e quello del Daitoryu, ok? Il Daitoryu è stato veramente una scuola epocale. Una scuola che ha creato tanto nome durante il periodo tra la fine del Bakumatsu, perciò l'inizio del Meiji Jidai, e i primi anni 30 del secolo successivo, ok? Perciò qui si parla dal 1871 circa fino al 1930, ok? È stato grande l'espansione, perché in un periodo soprattutto in cui questa situazione di cambio politico, il fatto che i samurai, cioè la classe dei bushi, venisse completamente tolta, che molti dei alti dignitari che appartenevano alla classe militare, perciò sempre dei samurai, divenivano nobili unendosi alla casta nobiliare antica giapponese e formando una nuova tipo di nobiltà simile a quella tedesca, perché in realtà loro volevano copiare quella francese di Napoleone III, poi qui si parla intorno sempre al 1800. Però quando Napoleone venne sconfitto a Sedan dai prussiani, che creano l'impero germanico, il secondo impero germanico, ovviamente i giapponesi copiano tutto quello che era germanico, okay? Perché l'idea non è sbagliato di copiare qualcosa che ti dà un input in più, era il loro modo di fare. Ricordatevi, la Philips ha inventato il Walkman, la Sony l'ha resa famosa, capite il discorso della mentalità giapponese? Comunque, tornando a noi, in un'epoca in cui tutte le scuole, le koryu, chiudevano perché non era più permesso andare in giro con la spada, si veniva arrestati, puniti, eccetera, eccetera, ovviamente le scuole di Jujutsu cominciano a crearsi, però effettivamente era difficile dire a quelle persone che non appartenevano alla classe dei Bushi, che ormai si era sciolta, molti erano andati in disgrazia e tutto il resto, a dire venite a praticare. L'apertura verso il cosiddetto popolino non era delle più semplici. Da un lato abbiamo avuto la grande idea di Jigoro Kano, Soke e Sensei di creare il judo, cercando di salvaguardare tutto quello che era possibile. Dall'altro invece ci sono stati altri maestri, tra cui Takeda Sokaku, che creano
il moderno, che lui stesso crea il moderno Daito Ryu, che poi è un derivato da tutte le sue conoscenze, sicuramente del sumo, io l'ho già detto varie volte, quello fatitico Shikyuchi, che era lo stile di lotta che imparavano all'interno del clan Takeda, almeno questo secondo le fonti che lui dice, e poi sicuramente al 100% l'Ono Aito Ryu, da cui effettivamente si vede proprio la trasformazione del non avere più la spada dell'Ono Aito Ryu in qualcosa di. E Takeda Shokugato, comunque sia, grazie a lui, l'Ono Aito Ryu si è salvata nel tempo, perché la fama sua ha portato a quella scuola a non chiudersi, a trasformare la propria pratica e a farla fa mantenere quella tradizione. Takeda Shokugato ovviamente ha avuto tantissimi allievi, tra cui il misterioso Choyun Sul, che dice, quel coreano che dice di aver imparato da Takeda, ma non ci sono nei registri. E da questo Choyun Sul nasce l'Hapkido, che è un'arte molto molto vicina all'Aikido da un certo punto di vista. Ci aggiungono i calci, perché è un'arte che non era completa, sicuramente non completa. Takeda, comunque sia, con tutti i suoi tanti allievi, crea, ovviamente l'allievo più preeminente è stato Ueshiba, o quello che poi diventerà Ueshiba Sensei dell'Aikido. Lui, è stato co così famoso, ma nel contempo la sua fama era nata non solo per la sua capacità tecnica, ma proprio per il fatto che lui, Ueshiba, entrava in quel cerchio di persone che appartenevano alla forte destra nazionalista giapponese. Imperialista e nazionalista sembrano due termini contrastanti per gli storici, ma non è così, perché nazionalista perché la nazione giapponese doveva essere superiore, imperialista perché la nazione giapponese superiore doveva conquistare gli altri territori e renderli tra virgolette schiavi. Quindi Ueshiba vive in questo periodo dove ha molta fama e di conseguenza Takeda Shokugato, che aveva comunque sia una certa notorietà, nel continuare a seguire Ueshiba per farsi pagare diventa famoso a sua volta, quindi c'è stata questa cosa. Tra tanti allievi di Takeda Shokugato abbiamo Okuyama Ryuho. Nel 41, qui si parla pertanto nel 41, Ueshiba non aveva ancora contemplato l'idea di creare quello che è chiamato Aikido, ok? Qui il termine Aikido probabilmente compariva nel 43, ok? 1943. Nel 41 abbiamo questa persona, Ryuho Okuyama, che crea l'Hakkoryu, ossia lo stile delle otto luci. Otto luci in senso che avete presente l'arcobaleno? Una luce può essere divisa grazie anche al prisma, queste cose qua, ok? Non entro nel discorso perché le cose scientifiche non sono molto bravo, ok? Però il prisma, la luce viene colpita e si divide in otto fasci. Le otto luci, tra cui l'ultima. E infatti i praticanti di Hakoryu si distinguono dal loro vestiario tutto nero con la kama nera e con la cintura viola, perché l'ultima è l'ultravioletto, almeno secondo quello che mi risulta. Comunque sia, in generale, perciò prendono la cintura viola. In generale l'Hakoryu nasce nel 41, perciò vuol dire che nel decennio prima, se non quindicennio prima, Okuyama impara il Daito Ryu da Takeda Shokugato. Perché crea l'Hakoryu? L'Hakoryu viene creato perché cioè Okuyama, che comunque sia, finisce il sistema, almeno secondo le fonti ufficiali, finisce il sistema, però anche qui bisognerebbe vedere, perché Takeda Shokugato alcune volte dava il Kyoju Dairi, come nel caso di Ueshiba, altre volte dava il Menkyo Kaiden, come nel caso di Hiza, del maestro Hiza, che fu allievo sia di Ueshiba, poi successivamente di Takeda. Però effettivamente quando andiamo a vedere questo, Takeda Shokugato non aveva una cosa così precisa di dire Menkyo Kaiden, Kyoju Dairi, cosa significa quell'altro, era molto vago, ok? Perciò finire il sistema con Takeda significava che magari se io imparavo negli anni 30, potevo concettualmente imparare, se prendiamo il sistema creatosi poi successivamente con Tokimune, so che è il figlio di Takeda Shokugato, che è la persona che ca ca cataloga tutto quanto. Magari negli anni 30 Takeda Shokugato mi dice che devo studiare XYZ, che appartengono al 118. Successivamente Takeda Shokugato invece dice che ci sta anche quell'altra parte che viene, per ovviamente sempre una questione anche monetaria, che per esempio Hiza
Hisasoke dice: ehi, questo gruppo si chiamano il Soden, ok? Quindi questo Soden dove deve entrare? Perché ovviamente noi sappiamo che Isa consegna a Tokimune Takeda Soke la struttura di quello che aveva ricevuto dal perciò il Soden, perciò la catalogazione del Soden a Tokimune Takeda. Isa lo consegna. Quindi dipende da quando Okuyama abbia o meno studiato con Takeda, perché dipende da tanti fattori. Da quello che Takeda poteva dire: tu hai finito il sistema e ti faccio il diploma, ma in realtà dei fatti magari non l'avevi finito, cioè c'era un po' di confusione, ok? Okuyama comunque sia vede che non poteva fare carriera perché ovviamente le strutture si stavano già formando e i grandi maestri di quello che è il Daito Ryu moderno erano presenti, Tokimono Takeda da una parte, Hisa dall'altra. E per citare quelli che attualmente in questo momento mentre sto facendo il video mi ricordo, ok? E lui, Arikawa per esempio, da un'altra parte, per farti una Sagawa, ok? Lui decide di creare un suo stile a sé stante, perché lui era anche un medico agopunturista e una persona che aveva studiato sicuramente i punti di pressione, perché l'agopuntura e lo shiatsu vengono spesso vanno a braccetto, ok? Questa cosa crea, lui decide di creare una scuola a sé, non lo decide di non, di, ovviamente di utilizzare le fondamenta, perché se andiamo a vedere la scuola Hakuryu e Hakodenshin, che poi sono della stessa linea, con la scuola Daito Ryu, effettivamente troviamo molte, molte cose simili, nomi, tecniche differenti, ma molte cose simili, veramente tante cose simili, da dire effettivamente è più simile l'Hakuryu al Daito Ryu che l'Aikido, che in finale prende l'Aikino Jutsu al Daito Ryu, perché effettivamente l'Aikido, parlando genericamente, prende dall'Aikino Jutsu, ha qualcosina nelle scuole come lo Yoshinkan e per esempio anche l'Iwamaru, ha qualcosina del Hiden Mokoroku, però tendenzialmente il settore più vicino è quello dell'Aikido Jutsu, mentre invece nell'Hakuryu si vede palesemente l'Hiden Mokoroku, con nomi differenti, movimenti differenti, eccetera, eccetera. Fondamentalmente, pertanto, ritornando a noi, lui crea una scuola a sé. Ovviamente, secondo le fonti, sappiamo che lui prende proprio dall'Hiden Mokoroku e poi da qualcosina dell'Aikido Jutsu, perché alcune tecniche ricordano un po' le tecniche di Aikido Jutsu. Non sono tante, perché ovviamente sono numericamente grandi, è poderoso il programma, però effettivamente se confrontiamo la scuola madre Daito Ryu, quello ovviamente catalogato post Tokimono Takeda, le tecniche di Daito Ryu sono molto più numerose, ok? E ricordiamoci, non vuol dire nulla numeroso uguale meglio, ok ragazzi? È come si fa che è importante. Allora, l'Hakuryu può essere considerata una scuola di Daito Ryu? Sicuramente è nata dal Daito Ryu, però invece di fare, e questa anche qui c'è qualcosa che mi incuriosisce moltissimo, perché Okuyama non l'ha chiamato subito Okuyama-ha se avesse avuto tutto il sistema, avesse avuto il Menkyo Kaiden? Perché sicuramente non ha avuto il Menkyo Kaiden. Una persona che non ha il Menkyo Kaiden non può chiamare Ha. Io per esempio non potrò mai chiamarlo Cho-ha, che sembra un nome suono strano, Choha Daito Ryu, perché non ho il Menkyo Kaiden. Quando non hai il Menkyo Kaiden non puoi farlo, ok? Non lo hai, non lo fai. Probabilmente non aveva il Menkyo Kaiden, aveva sicuramente studiato comunque molto, perché l'Hakuryu è molto simile a Daito Ryu. Ovviamente, principalmente, senza andare troppo, perché già sto già sforando il tempo classico, nell'Hakuryu troviamo molti principi che si trovano anche nell'Aikido, solo che potenziati ulteriormente, per esempio, alla ricerca. Io qui lo guardo da persona molto esterna, quindi non dico da persona che l'ha praticato al 100%. Comunque sia, la ricerca continua dei punti di dolore per poter spegnere il cervello, creare il kuzushi per poi fare le tecniche. Nel Daito Ryu ci sono molte tecniche dolorose, sicuramente, nell'Aikido pure, però nel Daito Ryu e nell'Aikido, tendenzialmente almeno quello che ho fino a tutta la vita ho studiato, poi sto trasmettendo. Il dolore non viene ricercato, il dolore è una conseguenza dell'altro che sta cercando di resistere, per farvi un esempio, ok? Quindi ci stanno queste differenze, è molto interessante sicuramente. Ci sono delle scuole di Hakuryu in Italia, vi consiglio di andarle a provare e sarebbe bello veramente organizzare
per chi ha la possibilità di viaggiare, di fare cosa, fare un seminario dove si fa vedere l'aikido più canonico, tradizionale, quello che volete voi, scegliete voi lo stile, la Koryu e ovviamente il Daito Ryu. Fare un seminario insieme sarebbe molto illuminante. E da lì ci aggiungiamo anche il Shorinji Kenpo, perché sappiate che il Shorinji Kenpo nasce, l'ho fatto anche il video, dalla Koryu. Ok? Spero che il video vi sia interessato, è un video storico. E ovviamente non si va sul dettaglio, ripeto, siamo in un video, però nel contempo bisogna prendere più fonti e prendere informazioni e non fare l'errore come colui che diceva che Ono Aito Ryu era la scuola, cioè Ito Itosei aveva inventato l'Ono Aito Ryu, che è sbagliato. Ok, un po' di informazioni in più fa bene. Grazie ancora di essere stati qua, iscrivetevi al canale, mettete like sul canale, iscrivetevi al mio canale, quello di Su Sensei, e ci vediamo nel prossimo video. Domo arigato sumeshita.